Ma è un buon punto perché continuiamo la mini striscia positiva, anche se solo di pareggi, però va bene. Abbiamo fatto una buona partita fin dal primo minuto. Quello che chiedeva il mister era di avere una continuità per tutta la partita, quindi penso che oggi abbiamo fatto un passo in avanti rispetto alle altre gare, quindi ci teniamo stretto questo punto. Anche se speravamo nella prima vittoria di questo campionato, però continuando così arriverà presto. Ma noi ci abbiamo provato fino alla fine, anche se stavamo con un uomo in più, abbiamo cercato fino alla fine di fare gol. Abbiamo avuto anche qualche occasione, non abbiamo rischiato niente, quindi intanto è importante avere una buona solidità difensiva, cioè non prendere gol, perché alla lunga basta avere un pizzico di fortuna, le partite si sbloccano, poi vanno in discesa. In questo momento si parla solo di Trapani, il singolo viene dopo. Stiamo cercando, come ripeto, di raggiungere la prima vittoria in campionato e questo secondo me è stato un passo avanti, questa prestazione di oggi. Quindi ripartiamo da oggi per cercare di portare subito i 3 punti a casa. Ma io bene, loro qualitativamente sono un passo avanti a noi, quindi quando c'hanno la palla ci fanno respirare tanto, vedono la giocata prima, quindi è un bene. Grazie. Salerno. Salerno, adesso abbiamo qualche giorno per prepararla e poi vedremo. Beh, intanto grazie, sono contento perché ho risolto i problemi fisici che mi stavano un po' tormentando. Un po' meno contento perché avremmo meritato qualcosina di più oggi, però continuando così può solo che arrivare la vittoria. No, sfortuna non direi, direi la bravura del loro portiere, ha fatto veramente la differenza oggi. Però ripeto, è la strada giusta, ci sono piovute addosso delle critiche non meritate perché, perlomeno, io la penso così, finché le squadre stanno attaccate al risultato e non perdono, vuol dire che hanno qualcosa di buono da dare. Noi stiamo continuando a farlo, siamo una delle poche che ancora non ha perso in campionato e speriamo che arrivi la prima vittoria. Sì, è una cosa nuova che abbiamo provato negli ultimi 2 giorni. Ci troviamo bene, abbiamo caratteristiche per quanto simili, però siamo giocatori diversi, quindi tutte e due ci piace giocare la palla e per il tipo di partita che dovevamo affrontare era la soluzione secondo me migliore. Poi Santiago è giovane, bravo, ha dei margini enormi di miglioramento, quindi viste comunque le premesse sono convinto che se dovessimo giocare insieme in futuro si potrà fare bene. Sì, direi di sì, oggi abbiamo fatto una grande partita, una grande partita. I periodi condizionano anche un po' le partite, non solo le prestazioni. Diciamo che alla fine dell'anno scorso questa partita l'abbiamo vinta 3-0. Beh, è bello, è stimolante come stadio, c'è tanta gente, loro sono una squadra forte, hanno qualche punto in meno rispetto a quello che si aspettavano, ma anche noi, quindi dobbiamo andare lì e cercare di vincere la prima partita stagionale. Sì, importante che non abbiamo perso, anche se ne abbiamo giocato per vincerla, però secondo me abbiamo avuto l'atteggiamento giusto, solo che ci è mancato un po' di fortuna. Sì, piano piano iniziamo a far vedere quello che mister ci chiede. Sono rientrati pure gli altri che erano infortunati e piano piano iniziamo a essere una squadra vera. Certo, il mister mi ha chiesto di fare la fascia, io ho fatto quello che lui mi ha chiesto. Giustamente la fascia arriva fino all'altra porta, lì no, sì, sì. Dietro, poi bisogna tornare però. Ah, beh, prima è difendere e poi attaccare. Normale, quello secondo me continuerà a vedersi partita per partita, iniziando da questa sera. Secondo me abbiamo cambiato l'atteggiamento e pure il modo di affrontare la gara. Per Salerno? Salerno abbiamo altri 3 giorni per preparare questa partita, a metterci a posto, a recuperare e andiamo là a vincere.